diamo il benvenuto al professor Mario De Aglio che ci ha raggiunto. Grazie a tutti per essere con noi così numerosi anche quest'anno. Il titolo di questa sera è L'Europa conviene, e non parliamo solamente di una convenienza economica, anzi l'Europa è molto di più di un progetto economico. E allora vediamo che cos'è l'Europa, che cosa è stata l'Europa in un breve video e poi cominciamo il dialogo con il professor De Aglio. E grazie a tutti di essere qua questa sera. Atene paralizzata dallo sciopero, la tensione è salita quando due diversi cortei hanno raggiunto Piazza Sintagma, chiusa da una barriera di metallo e presidiata da 5.000 agenti. Qua, quasi 70 anni di storia in poco più di due minuti, le tappe principali di questo cammino. Parleremo dell'oggi, dei problemi di oggi. Prima però, professore, torniamo proprio all'origine, a quelle immagini della Seconda Guerra Mondiale. Che cosa ha rappresentato il progetto, quel sogno europeo in quegli anni e anche negli anni successivi? Quel sogno europeo in realtà è stato un patto di sangue. I francesi e i tedeschi si sono guardati negli occhi e hanno detto mai più. Tutti hanno avuto dei morti, tutti hanno avuto la casa distrutta, tutti hanno avuto tutto quello che non volevano avere. E di qui in avanti tu sei mio fratello. Cioè, la base vera è poi questa. Senza questo patto di sangue
forse sarebbe stata una serie di trattati di mutuo vantaggio con tutta una serie di limiti e di difficoltà. Il fatto è che da allora adesso sono passate due generazioni e mezzo, e il patto di sangue diventa il bere un aperitivo insieme degli studenti che fanno l'Erasmus. Cioè non c'è un'emergenza che ci tiene necessariamente uniti. E succede un paradosso. Negli anni 60, ancora negli anni 70, quello che capitava negli altri paesi d'Europa era importantissimo. Cioè ciascuno guardava al vicino. Adesso basta guardare le pagine estere dei nostri giornali. Sono ridotte di numero rispetto a una volta. E poi dall'estero si guarda la curiosità, la stranezza. È difficile che ci si vada a vedere dentro i problemi. Allora si andava molto bene a vedere dentro i problemi. I primi ministri di Francia, o il presidente della Francia, il cancelliere tedesco, il primo ministro inglese, erano persone che la persona normale conosceva. La RAI aveva molti più corrispondenti in Europa di quanti ne ha adesso, insomma. E quindi c'è questo ritorno un po' in se stessi, l'emergenza non c'è più. Abbiamo un comodo ombrello, speriamo che continui a essere comodo, speriamo che non piova e cerchiamo di tirare avanti così. Quindi è molto più lenta l'Europa, al punto che si è arrivati a referendum in Francia e in Olanda, dove si è detto no alla Costituzione europea. E quella che abbiamo adesso non è una Costituzione, è un elegante tentativo dei politici di bypassare questo no, invece di rendersi conto di quali possono essere le cause effettive di questo no, e hanno cucito assieme diversi trattati e hanno detto che è quasi una Costituzione. Una Costituzione però non lo è. Quindi... Ecco, il frutto più tangibile, visibile, è la pace, prima di tutto, l'Europa... Da un punto di vista economico invece che cosa ha portato questo processo di integrazione? Ha portato dei vantaggi straordinari. Forse era più facile che adesso, tutti dovevano ricostruire, quindi il denaro circolava facilmente. Ricordiamoci che abbiamo fatto le grandi svalutazioni. In Italia si è lasciato correre l'inflazione fino a un certo momento, poi Einaudi l'ha bloccata, ben sapendo che così avrebbe distrutto i risparmi di una generazione che però nei loro termini reali erano già stati distrutti dalle bombe. Quindi di lì si è ripartito, lo Stato ha potuto spendere, spendendo anche abbastanza bene tutto sommato, creando infrastrutture nuove, creando tutta una serie di industrie che allora erano di Stato, IRI per esempio, banche e cose del genere, e siamo andati avanti benissimo. Gli altri paesi hanno fatto più o meno lo stesso. I tedeschi, invece di fare l'inflazione, che poi loro erano stati distrutti dall'inflazione degli anni 20 e dei primi anni 30, che cosa hanno fatto? Hanno cambiato il marco di Hitler a sorpresa un certo giorno, per un mese. Tutti quelli che avevano dei marchi di Hitler potevano portarli, e per ogni 6 marchi se ne dava uno nuovo. I conti in banca lo stesso. Quindi hanno avuto l'effetto dell'inflazione di tagliare il di più monetario su un'economia che, l'abbiamo visto nelle figure, non esisteva più. Anche loro sono ripartiti in questa maniera e abbiamo avuto percorsi paralleli, tutti benefici. Dobbiamo arrivare fino alla un pochino alla prima crisi petrolifera del 73, ma poi addirittura direi agli anni 80, per avere che questi sentieri non vanno più in parallelo ma cominciano a avere qualche scricchiolio. Ma nel frattempo l'Unione si è allargata e quindi quello che abbiamo perso in intensità l'abbiamo poi guadagnato anche con i nuovi paesi. Pensiamo alla Spagna, quanti capitali europei sono andati a costruire in Spagna. Pensiamo all'Europa orientale, dove soprattutto i tedeschi hanno costruito moltissimo. Quindi...